Bella a tutti ragazzi, in questo video vi spiegherò il quarto step per completare l'easter egg, ovvero dovremo sparare 4 medaglie dei tori. Necessiteremo dello scudo, quindi se non sapete come costruirlo trovate il link in descrizione. Una volta trovata la prima medaglia dovremo spararle con lo scudo. A questo punto spawnerà un mini boss che andrà ucciso e questo rilascerà un orbs che andrà a ricaricare la statua della torre di Ra che vedremo nel prossimo step. Questo passaggio dovremmo farlo per 4 volte, quindi come vedete in foto questo rilascerà l'orbs che andrà a ricaricare appunto la statua di Ra. Ci sono diversi spawn, un totale 8 che ora vi mostro. Il primo si trova nell'arena posizionato sopra la finestra centrale che vedete in video. Passiamo al secondo che si trova al di fuori della finestra nella stanza dell'altare di Tanu, sopra a questa parete rossa. Per il terzo spawn usciamo dall'arboreto di Tanu e andando sulla destra all'interno di questa scalinata troveremo la medaglia. Il quarto spawn è nelle fosse, più precisamente nel muro spaccato al fianco del tavolo di lavoro, dove di solito costruiamo lo scudo. Quinto spawn nel tempio, salendo le scale al fianco dell'entrata di Ra, sulla parete dietro queste sbarre spezzate. Il sesto spawn della medaglia sarà visibile dal ponte tra la torre di Zeus e Odino, sarà posizionato sulla parete esterna del tempio di Zeus. Settimo spawn, come nella mia partita, dietro questi rami all'entrata dei tempi di Zeus e Odino. Ultimo spawn, sempre scendendo dalla torre di Tanu, proseguite sulla destra fino ad arrivare alle cripte allagate e potrebbe spawnare all'interno di questa stanza con il tavolo. Per questo step è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Lasciate un like e iscrivetevi.